Un'altra presa da dietro, per poter uscire da una presa da dietro, parliamo di prese più soft, nel senso che la persona mi prende, ok, con il suo braccio, ok? In questo caso qua, io per poter far sì di aiutarmi col mio bacino, non devo fare questo movimento qua e poi farlo cadere, ma devo andare molto sotto alla sua ascella, molto sotto. Quando sono molto sotto alla sua ascella, posso farlo roteare lui tranquillamente. Questo è importante da capire, nel senso che, ok? Lui mi prende, ok? Lo porto ancora più vicino a me, più vicino, lo porto sotto, ok? In modo tale da fare ponte, faccio ponte, ok? Muovo, colpisco, ok? E finisco, ok? Andiamo a vedere un'altra presa, che è una presa fatta con una mano che tiene sotto al collo e l'altra mano che spinge avanti il collo. Vediamo. Lui prende una mano con un bravo un braccio, mano, ok? E l'altra spinge. Di solito questa è molto brutta, anche perché se la persona è forte è difficile uscire, perché io potrei fare questo, ma nello stesso tempo lui potrebbe chiudermi su questa. Allora abbiamo sempre, ricordiamo sempre che abbiamo il vuoto, e quindi il vuoto abbiamo questo, abbiamo il vuoto per poter colpire, ok? Una di queste possibilità di uscire è prendere le sue braccia, ok? Prendo le sue braccia, in questo momento a aiutarmi ad andare su, tieni, ok? Aiutare ad andare su, ok? Andare su lui, ok? In modo tale che da qui porto poi giù, libero, ok? E vado giù a bloccare poi lui. Quindi, lui che mi sta tenendo, io che creo un peso, quindi porto sul peso, a sua volta me lo riporto giù, automaticamente lui per forza rallenta, tende a rallentare e io posso liberarmi, ok? Rivediamo. Ok, vado su, torno giù, via sotto, ok, giro e poi colpisco, colpisco, colpisco.